Ciao a tutti, oggi vi dico un modo per farci i nostri stampi con poca spesa. Però prima vi voglio fare vedere, io questi sono stampi in silicone che ho fatto con questa ed è quello che si fa, è la gomma siliconica a colata. E vengono questi. E questo costa, ha il suo catalizzatore, vedete? E questo sono 800 grammi e costa 36 euro. Mentre oggi vi voglio fare vedere come fare gli stampi con questo silicone qua. Certamente è molto diversa la resa, cioè qui con questi qui vengono anche i mini particolari, quindi se dobbiamo fare degli stampi con la resina, questo va bene questo e non va bene questo. Mentre se vogliamo fare tipo questo che ho fatto io, vedete questo gufetto, per poi a me servono per fare gli stampi con la colla a caldo e questo è quello che ho fatto con questo silicone qua, vedete? Ed è venuto così. Diciamo che per quello che devo fare io con la colla va benissimo. Bene, ora vi dico cosa serve. Dunque, serve questo silicone qua. Io ho preso questo trasparente universale, però ce ne sono di tanti tipi. Ci vuole la maizena o burattalco. Poi io ci metto un po' di olio vegetale, questo è il glicerolo. Oppure potete anche metterci un po' di olio Johnson. Io mi metto un po' di olio perché così rimangono molto molto flessibili, perché altrimenti sarebbe un po' duro. E i guanti, perché sennò vi sporcate le mani e fa fatica a venire, e qualcosa da mescolare. Bene, ora iniziamo. Io mi faccio voglio fare questi due cameo, ecco. E ora inizio, vedete? Ecco qui, poi ci metto un po' di maizena e ci metto un goccino di olio. Io vado a occhio, ma non ce ne vuole tanto, ma proprio proprio un goccino, circa diciamo mezzo cucchiaino. Ok, e mescoliamo il tutto. Prima ci aiutiamo con quello che abbiamo preso per mescolare. Meglio farlo con la finestra aperta perché diciamo che ha un po' di odore. Un altro po', poi andate a occhio. Io adesso faccio una quantità minima per farvi vedere. Mi raccomando, se attacca ci mettiamo un altro po' di pasta di maizena. Deve venire una pasta morbida, però non deve neanche attaccarsi. Non deve essere più appiccicoso, insomma. Ecco, mescolate bene. Poi per asciugare ci vuole circa mezza giornata.
No. Ecco, una volta che abbiamo mescolato bene e non attacca più, possiamo lavorarlo con le mani. Deve essere una pasta molto morbida, vedete? Un altro po' di maizena. Ora facciamo il calco del nostro oggetto. Allora, ne prendo un pezzo, vediamo se può andare bene. Sì, poi lo schiaccio un pochettino, prendo il mio cameo, glielo metto sopra e faccio una leggera pressione in modo che venga inglobato tutto il cameo. E vedete? E non so se si vede, e questo lo mettiamo da parte. Ora facciamo anche questo, facciamo la stessa cosa. Prendo il mio cameo, faccio una leggera pressione. E anche questo lo lascio riposare. Ora tolgo via la carta che lo metto a riposare e appena sono asciutti vi faccio vedere come sono venuti e come viene con io dico la colla, ma potete usarla anche per il fimo, per qualsiasi cosa. Potete usarla anche per la resina, però, come ho detto prima, certi particolari in questo modo qui non vengono. Io spero che questo sia stato abbastanza chiaro e ci vediamo quando si è asciugato, che vi faccio vedere il risultato finale. Eccoci qua, ho lasciato riposare e asciugare un giorno quasi, e ora vediamo insieme come sono venuti i nostri stampi al silicone. Quindi togliamo e vedete? Piano piano andiamo a staccare. Il nostro stampo, guardate, ed è venuto abbastanza, cioè molto flessibile per il fatto che abbiamo dato l'olio, il glicerolo. Questo, piano piano, ed ecco qua l'altro cameo. Vedete? Prendo la colla un po' e vediamo l'effetto. Ora io do la colla per fare prima, per farvi vedere. Se volete vedere il video che ho fatto sugli abbellimenti di colla, poi vi metterò il link. Un attimo a raffreddare. Per farvi vedere l'effetto, gli metterò
un po' di colore. Bene, ora andiamo a staccarci il nostro stampino e vediamo come è venuto. Ed è venuto così. Ora gli diamo un po', io gli do, vedete, un po' di questo. Ed ecco qua il nostro cameo color argento. E i nostri stampi fatti con il silicone che si usa generalmente per il bagno, per quelle cose lì. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo. Ciao!